Nella prima metà del Novecento, a Pistoia, come in altre città italiane, il ruolo della donna nella società cominciò a cambiare. Qui nacquero scrittrici come Gianna Manzini, Leda Raffanelli e Fanny Dini, e pittrici e scultrici che esponevano le loro opere insieme agli uomini. Le più intraprendenti, perseguendo le proprie ispirazioni, lasciarono ben presto la città. Nell'elenco dei partecipanti alle mostre cittadine dal 1910 al 1944 troviamo i nomi di molte donne: Ines Bono, Ortensia Rossi Morici, Alberta Macciò, Elena De Rossi, Giuseppina Piccoli, Giovanna Melani Valiani, Gina Monti, Giuseppina Bartelli Portaluppi, Giorgina Bertolucci di Vecchio, Egle Marini, Eloisa Michelucci Pacini, Giannina Monti, Andrei Nanuti, Clea Nicolai Lazzarini, Mercedes De Napoli, Bianca Maria Landini, Bice Bisordi, Ida Petrocchi Cecchi, Annunziata Carrara Pieri, Marta Magni, Chiostri Sofia ed altre. Furono pittrici, scultrici, autrici di saggi di storia dell'arte, ma raramente docenti d'arte. Le attività autonome delle donne erano ben viste, però solo se non pregiudicavano il loro compito fondamentale di essere spose e madri, ruoli che per secoli le società patriarcali avevano destinato loro. Ai luoghi comuni che volevano le donne prive di capacità di sintesi e di forza intellettuale c'era chi rispondeva con fermezza, come Maria Sara Goretti, poetessa futurista pistoiese. La donna è intuizione. La donna è forza morale, la donna è fantasia. Le opere d'arte delle donne spesso non erano considerate in sé, ma come opere femminili, opere di donne che fanno al massimo quello che possono. Di Egle Marini si sottolinearono le non comuni qualità artistiche, ma destava stupore il suo potente temperamento d'artista che vuole arrivare. A differenza degli uomini, difficilmente per una donna l'arte poteva essere una professione. Dell'opera di Beatrice Bisordi, nel 1942, si disse: «È difficile pensare a una donna che si avventuri nell'arte della scultura. Sono prima di tutto poche e anche mediocri. La donna la si vede più volentieri esprimersi con i pennelli, e questo si spiega facilmente, poiché il carattere psicologico femminile è in un certo senso più portato a sentire il colore che la materia plastica. La Bisordi, però, possiede le doti della scultrice quasi da far scomparire l'elemento femminile». Sono gli stessi anni, questi, dell'emanazione del Codice Civile Italiano, che vedeva le donne irrimediabilmente subordinate agli uomini. Da allora le cose stanno lentamente cambiando. Il guardarci indietro ci fornisce una prospettiva più ampia, ci permette di capire meglio il presente, ma è come specchiarsi in uno specchio rotto. Non rastrellare il passato. È come servirsi di specchi rotti senza considerare la spietatezza delle immagini ricomposte. Specchiamoci allora negli sguardi delle bambine e delle ragazze di oggi e nelle opere delle artiste che oggi vivono e lavorano a Pistoia. Cosa può fare una donna? Le donne non dovrebbero porsi dei limiti, ma gli altri pongono dei limiti. Le donne possono fare tutto, ma sono pagate meno. Le donne possono fare tutto, ma magari non lo fanno perché la paura le blocca. Chissà, forse anche se fossi un uomo avrei paura, mi sentirei giudicato, malinteso e pieno di schemi da seguire. Non è detto che debba essere la mamma a occuparsi dei figli. È giusto che lavorino tutti e due. Però il babbo di più, perché la mamma deve guardare la casa, i figli. A me non mi guardano mai negli occhi, parlano con il seno. Io faccio quello che voglio. Non puoi venire a scuola con la canottiera perché puoi distrarre i ragazzi con le tue forme. Una donna può fare tutto,
L'ho sperimentato sulla mia pelle. Come donna e artista ho dovuto lottare fin da giovanissima. Appena uscita dall'Accademia di Belle Arti, alcuni galleristi mi dicevano che ero davvero tanto, tanto brava, ma essendo donna non avrebbero mai investito su di me perché mi sarei sposata, avrei fatto figli e non sarei mai diventata un'artista. La mia prima battaglia era contro i pregiudizi. Posso dire di aver lavorato in tutta la mia esistenza, lottando duramente per fare di me oggi una donna artista felice del suo percorso artistico. Le donne sono figlie, principesse, e nell'evoluzione naturale anche regine. Custodi di certi segreti, possono creare varchi nel fuoco e con le fiamme intrecciare dei nodi. Cosa può fare una donna? Creare. Che giornata, oggi piove. Come farò a portare due opere così grandi in galleria? Mi sento la donna sandwich, proprio come l'uomo sandwich. E poi, che differenza fa? Fatica. Sì, molta. Ma che bello, ho fatto ciò che volevo. Sì, sono io. Donne, uomini. Siamo persone, esseri umani prima di tutto. Nessuno è la metà di qualcuno. Siamo intere, siamo interi, siamo solidi, siamo solide. L'umanità non è divisa, è molteplice e cangiante, varia e imprevedibile. E a ogni individuo che nasce deve essere restituita la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso a cui appartiene.